Benvenuti sul canale Jim in Giro in Moto. Io sono Beppe e sono qui a parlare del casco BFast Connect, un casco prodotto e venduto da motoabbigliamento.it. Innanzitutto vorrei fare due premesse. La prima è che per me questo è il mio primo casco modulare, pertanto non sapendo se questa tipologia di caschi vada o meno a soddisfare quelle che sono le mie esigenze, ho deciso di dedicargli un budget limitato e quindi rivolgermi alla categoria entry level. La seconda è che ho provato questo casco per circa 2000 km, per cui tutto quello che dirò è frutto della mia esperienza e delle mie sensazioni. Iniziamo a parlare un attimino delle specifiche tecniche di questo casco. Allora, abbiamo una colotta in termoplastica, omologazione ECE 2205. Poi abbiamo una visiera antigraffio, un viserino parasole comandato da questo meccanismo, la centralina e poi l'apertura del casco ci fa vedere come sono fatti gli interni. Abbiamo una chiusura micrometrica e con questa linguetta rossa, non so se si vede, andiamo a sganciare l'attacco. E questi sono gli interni del casco, che sono removibili e quindi li possiamo anche lavare. Abbiamo due prese d'aria, quella principale e quella posta sopra la testa, dove l'aria entra da questa fessura ed esce da queste due fessure laterali poste sul retro del casco. Qui abbiamo la presa d'aria sulla mentoniera, che fa il suo lavoro quando c'è bel tempo, mentre quando c'è l'aria leggermente umida oppure c'è la nebbia o peggio la pioggia, questa portata d'aria non è sufficiente a far sì che la visiera non si appanni. Diciamo che per questa problematica ci sono vari rimedi, tra cui o andiamo ad alzare un pelino la visiera, ma se dovesse piovere qui ci entrerebbe un po' d'acqua, oppure possiamo utilizzare uno di quei prodotti che evitano che la visiera all'interno si possa appannare. Devo dire che qui non c'è la predisposizione per il pin lock, per cui l'unico rimedio è quello appunto di usare questo tipo di prodotti. E ora parliamo della centralina. Qui abbiamo il corpo della centralina. Questa rotellina ci consente di accedere alle varie funzionalità e qui sotto abbiamo una porta stagna, quindi una copertura, dove si ha accesso al cavetto di ricarica micro USB. E ora parliamo dell'interfono. Interfono con versione Bluetooth 4.0, con riduzione del rumore, collegamento per le chiamate in entrata e in uscita, possibilità di ascoltare la musica e contemporaneamente possibilità di collegarci un dispositivo GPS, quindi un navigatore, oltre a poter collegare uno stesso interfono compatibile BFast in maniera tale da poter parlare col passeggero. Cosa molto importante è la durata della batteria. In standby dichiarano 7 giorni, mentre per un utilizzo continuo la casa dichiara 8 ore. Per i test che ho fatto io, quindi durante le mie uscite in moto, ho potuto constatare che effettivamente riesco a farci tutta la giornata, del tipo esco la mattina alle 8, torno alle 6 del pomeriggio e riesco a usufruire dell'interfono fino alla fine. Considerate che io l'interfono lo utilizzo sia per ascoltare musica che per ascoltare le istruzioni del navigatore, quindi ho in continuazione un switch tra l'ascolto della musica e l'intervento del navigatore e viceversa, quindi lo stresso molto l'interfono e nonostante questo la batteria sembra che duri anche più di 8 ore. Devo dire che come rumorosità il casco si è comportato molto bene, non è tra i caschi più silenziosi, ma mi aspettavo sicuramente, anche per un discorso di economicità del prodotto, un casco un po' più rumoroso. Devo dire che anche con le turbulenze non ho avuto grossi problemi, probabilmente la sua forma e il suo design lo aiuta molto. In conclusione, che cosa posso dire? Innanzitutto posso sicuramente consigliare questo casco a chi ha un budget limitato. Lo posso consigliare anche a gente come me che magari il casco modulare non lo userà molto, però devo dire che veramente è davvero molto molto comodo. Con un prezzo molto ridotto ho sia un casco che un interfono, quindi qualità-prezzo secondo me non ha concorrenti. Il fatto di avere l'interfono integrato è una grande comodità,
per due motivi. Il primo, non devo stare lì a comprare un secondo interfono oppure a dover spostare l'interfono dal casco A al casco B. E in secondo luogo, non rischio di dimenticarmi la centralina che ho attaccato alla corrente in attesa che si ricarichi. Mi è già capitato di uscire un paio di volte senza la centralina perché ho preso il casco ma mi ero dimenticato la centralina. Quindi questo secondo me è una comodità in più. Ovvio, non possiamo aspettarci una qualità paragonabile a quelle dei caschi più costosi perché di fatto è un casco entry level. Detto questo, spero che questo video ti sia piaciuto, sia stato soprattutto utile. Se hai qualche commento, scrivilo. Se non ti sei iscritto, iscriviti al canale e se ti va, mettimi un like. Ciao e alla prossima!